entriamo nella galleria dell'Accademia di Firenze e attraversiamo appunto la galleria dei prigioni, approdando alla tribuna dove si ramificano due corridoi, appunto, e sono i due bracci laterali della tribuna. In quello di destra sono esposti dipinti di artisti contemporanei a Michelangelo Buonarroti o immediatamente successivi. In quello sinistro invece sono contenute opere influenzate dal clima postconciliare della Chiesa riformata. La selezione, che conta poco più di una ventina di dipinti, mostra la qualità e la complessità sia formale che concettuale dell'arte fiorentina del Cinquecento. Tra questi figura un esempio della ritrattistica raffinata e preziosa di quel tempo, ovvero le effigi femminili raffigurate in due ovali dipinti da Michele di Ridolfo del Ghirlandaio, e che qui è esemplificato da questa accurata resa pittorica degli abiti e dalla cura delle elaborate acconciature. Sempre sulla scorta di questo filone michelangiolesco, ecco il sorprendente Venere Cupido eseguito da Pontormo e intorno al 1535, proprio sul cartone del Buonarroti. È una tela che ci restituisce il senso dell'eredità del grande maestro, dandoci un'interpretazione però autonoma e originale, proprio come quella del Pontormo, che fu un esponente di punta della maniera fiorentina. Inserito proprio nell'ambito di un complesso schema iconografico che fu voluto dal committente Bartolomeo Bettini per decorare la sua camera pinta, il quadro allude alla contrapposizione tra l'amore celeste incarnato da Venere e l'amore terreno appunto rappresentato da Cupido. Un altro esponente del manierismo fu anche un pittore dello studiolo di Francesco I, ovvero Maso da Sanfriano, qui rappresentato dalla fortezza. E la stessa complessità di temi e di significato che abbiamo visto nelle opere di carattere profano si applica anche all'arte sacra in questo periodo. Prendiamo ad esempio la disputa sopra l'Immacolata Concezione di Carlo Portelli, firmata e datata 1566. Un'allegoria che esalta la figura della Madonna, novella Eva, nata senza il peccato originale e che qui è rappresentata proprio nell'atto di schiacciare sotto il suo piede il serpente tentatore. La diffusione di principi emersi dal Concilio di Trento portò a una nuova concezione delle pale d'altare e a un nuovo linguaggio più diretto, più immediato e quindi più coinvolgente per i fedeli. Questa fase culturale è rappresentata dalle grandiose pale eseguite dai protagonisti del secondo Cinquecento. A partire da Agnolo Bronzino, che qui è autore di un'intensa deposizione di Cristo, che fu commissionata da Cosimo I dei Medici e proprio per i frati minori costervanti di Portoferraio, e anche dal grandissimo Santi di Tito, forse il più lirico e più dolce cantore della pittura controriformata, come attesta la sua sublime entrata di Cristo in Gerusalemme, che è caratterizzata proprio da una semplicità della composizione e da un linguaggio piano e diretto che rimanda al talento narrativo di Andrea del Sarto. Sempre di Santi di Tito è una deposizione di Cristo che è legata anch'essa alla coinvolgente meditazione sulla passione di Gesù, come dimostra la presenza addolorata degli astanti e del committente. O ancora si possono ammirare nello stesso filone le pale di altare di Alessandro Allori, rappresentato qui dall'Annunciazione e anche dall'Incoronazione della Vergine, che sanno essere allo stesso tempo monumentali, eppure gentili, teatrali e di carattere domestico.